sono venuto a parlare con voi. Il primo, quello che più mi ha dato veramente fastidio, è stato che praticamente mi è stato impedito di venire a parlare con voi. E questo mi è stato impedito dalle vostre rappresentanze sindacali, in quanto quello era considerato un feudo del Partito Democratico. Questa è una questione che io voglio denunciare subito e pertanto questo serve anche per sgombrare subito il campo da quelle che sono, vorrei finire per favore, poi interviene per favore, poi mi è concesso di parlare due minuti, quando poi vieni qua lo dici. Se mi fai finire, perché questo è anche motivo di educazione e democrazia, far finire parola di gente. Allora, è una persona sola che sta cercando di interrompermi, poi vi chiedo se volete alzare la mano, posso continuare, se no vado via. Se volete che vado via, per favore alzate la mano. Allora, io sono sono Cantone Enrico, sono consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Sono stato eletto nella circoscrizione di Livorno con 4.229 preferenze e credo che ci siano anche delle vostre preferenze, ma non sono venuto qui a parlare per noi, per me e di me. Sono qui perché è stato chiesto di intervenire da parte dell'istituzione. Mi sono alzato da dietro, ho guardato, non ho visto, finché non sono venuto qui davanti, quali sono i rappresentanti dell'istituzione, li sto vedendo ora, e anche quelli sindacali. Però permettetemi di esprimere quello che è il mio pensiero. E parte appunto da questa mia dimostrazione di fastidio in quanto mi è stato impedito. Non sei gradito, non c'è solo problema. Quando voi parlate, intervenite e controbattete. Abbiamo sentito quelle che sono le problematiche, mancano i soldi, questo lo stiamo sentendo da tutte le parti e purtroppo non è vero. I soldi ci sono, ma se li tengono ben stretti. Vengono spesi sempre nei soliti circuiti, vengono spesi appunto per fare delle grandi opere, e voglio citare una appunto citazione che oggi ho sentito con le mie orecchie: si devono spendere i soldi per fare le opere, non si devono fare le opere per spendere i soldi. Quindi i soldi ci sono, perché ci sono, l'abbiamo anche portato questa nostra tesi al governo, abbiamo anche dimostrato che si possono, tagliando quelli che sono gli sprechi, avere i soldi per investire nel microcredito, per dare la possibilità alle persone che si vogliono riqualificare, come ho sentito ora dire, che abbiamo una professionalità, ma possiamo rimetterci di nuovo in gioco, vogliamo essere aiutati a prepararci a una nuova professione. E abbiamo sentito anche delle critiche verso quello che è il centro dell'impiego. Io ho sentito fino a questo punto, in 10 minuti, solo ed esclusivamente critiche su quello che è ora la situazione che sulla nostra pelle stiamo subendo. Quindi lasciamo da parte, lasciamo perdere, non diamo più retta a quelli che sono i discorsi che abbiamo sentito finora, perché la dimostrazione è davanti agli occhi nostri. È stato un completo fallimento, quindi rimbocchiamoci le maniche tutti. È stato chiesto che ci sia da parte anche delle istituzioni ascolto, eccomi qua, sono qui per ascoltare. Mi sono permesso di intervenire prima, non perché poi ora prendo, me ne vado e lascio parlare, ma perché voglio farvi sapere che sono qui appunto anche per ascoltare le vostre richieste e le vostre istanze. E vi posso dire tranquillamente che i soldi, ve lo ripeto, ci sono. C'è il microcredito, c'è una idea, c'è una proposta che dobbiamo solo farla applicare. Ma se vogliono che questo si applichi, vi spiego anche perché. Perché non vogliono che a voi, a noi, ci sia concesso di essere indipendenti, autonomi. Dobbiamo sempre andare a chiedere a qualcuno qualcosa affinché ci dia un lavoro, anche solo il discorso per stare lì a pendere l'abito di qualcuno perché ci deve dare la cassa integrazione. Questo vuol dire controllarci. Pensateci bene, noi al momento che siamo indipendenti riusciremo a creare da noi quello che è il nostro futuro, quello dei bambini che stanno giocando lì, a quel momento lì potremo dire di essere veramente liberi. Vi sto dicendo questo e vi chiedo di concentrarvi su questo, di pensare con la vostra testa. Ripeto, dobbiamo tirarci sulle maniche da noi e solo noi possiamo ripartire.
piccole aziende, con i piccoli interventi, con il microcredito che ci permette a chi ha voglia di aprire un'attività, chi vuole ripartire sfruttando fra virgolette, cioè traendo la buona occasione da quello che sono le nostre prerogative. Noi non possiamo pensare di poter fondare il nostro futuro su delle aziende, su delle compagnie che oggi ci sono e domani chiudono e delocalizzano in Albania, in Bulgaria, in India, perché questo non è il nostro futuro. Dobbiamo pensare alla nostra nazione, alla nostra regione, al lavoro che dobbiamo creare all'interno della nostra città e della nostra area. Se abbiamo delle prerogative, sfruttiamo. Vogliamo lavorare nell'agroturismo, vogliamo lavorare nel turismo, vogliamo lavorare sfruttando quelle che sono appunto le nostre bellezze. Pensiamo a questo, dobbiamo cambiare anche questo tipo di mentalità. Non pensiamo di lavorare più per la TRV piuttosto che per la DEFI, perché sono destinate a scomparire. Dobbiamo lavorare pensando a una decrescita felice che però ci farà assolutamente felice. Io per il momento ho finito, se poi qualcuno, come ho sentito io, vorrà intervenire per qualche parte, se mi ha concesso alla fine della serata, io sono a disposizione.